Buongiorno a tutti, buon mercoledì 17 luglio, oggi si ricomincia, si inizia a fare sul serio anche se il livello della partitella diciamo che è poco più di una amichevole ma neanche in famiglia perché di potenziali titolari ce ne saranno ben pochi. E poi il Lugano in versione rimaneggiata perché sabato affronta il suo esordio in campionato, mentre settimana prossima il preliminare di Champions contro il Fenerbahce di Mourinho, e dunque arriva con quasi tutti i giovani. Anche per questo non ci sarà, come avevamo già detto ieri, copertura televisiva, mentre dovrebbero esserci gli highlights alla fine. Andiamo a impostare una sorta di formazione titolare? Proviamoci. Difficile beccarle, azzeccarle tutte come abbiamo fatto durante la stagione appena conclusa con la seconda stella, la vittoria che qualcuno già si è dimenticato. Ricordo a tutti di continuare a iscriversi al canale, che ormai stiamo per scendere sotto i 1500 e grazie al vostro aiuto, almeno uno che si iscrive, un nuovo iscritto, cercate di trovarlo così da darci una mano, e se veramente dovessimo riuscire ad arrivare ai 50.000 follower prima dell'inizio del campionato, sarebbe veramente una vittoria scaramantica, molto, diciamo, anche positiva per la stagione che sta per cominciare. Ricordo anche la nostra petizione per stoppare l'odio sui social e mettere un obbligo di iscrizione con documento, che tornerebbe utile non in un primo momento ma solo nel caso di reati, per consentire alle autorità di prendere dei provvedimenti e di individuare i responsabili che per ora continuano a farla franca nascondendosi dietro a nickname vari. E poi il nostro gruppo Telegram, che non potete non avere, diciamo, nei vostri canali, quindi scaricate l'applicazione nell'app, è gratuita, è come WhatsApp, è un servizio di messaggi. Poi alla ricerca del gruppo Marco Barzaghi Inter, in basso a destra unisciti, cliccare e via, e si va insieme al tè caldo più famoso di YouTube che si sta cucinando. Probabile formazione, dicevamo, interesse soprattutto per i due nuovi che saranno, si spera, già subito protagonisti. Il Pepo Martinez in porta e Meditaremi in attacco, con Fontanarosa Van Oijsen, che è un mio cavallo di battaglia a cui io darei fiducia, lo proverei a testare. Era il capitano addirittura dello Standard Liegi, che poi non ha voluto spendere quei 7 milioni previsti dal suo riscatto. Ha riconquistato nella passata stagione anche la nazionale belga, poi non è stato convocato per gli europei, ma stiamo parlando comunque di giocatore che secondo me con Inzaghi può fare l'ultimo salto di qualità. Quindi il Pepo, Fontanarosa, Van Oijsen, Bissek, Aido, Kamate, Agumé, Mkhitaryan e Carlos Augusto, altri due potenziali titolari, così come Taremi, che sarà un attaccante aggiunto che potrà permettere a Lautaro Martinez di tirare un po' il fiato e non arrivare distrutto alla fine della stagione, come spesso gli è successo, e a non avere anche quei due mesi di stop, di astinenza da gol. E vedremo se Taremi lo potrà aiutare a non stancarsi troppo e di conseguenza avere anche una stagione completamente, diciamo, continua per vincere anche il Pallone d'Oro, come l'Equipe, che è lo stesso gruppo editoriale che assegna il Pallone d'Oro, ha messo tra i potenziali vincitori della prossima edizione per quest'ultimo anno appena concluso,
alla stragrande con la vittoria della Coppa America da assoluto protagonista, nonostante alla fine abbia giocato solo due gare da titolare nell'Argentina, campione del mondo, che si è portata a casa per la seconda volta consecutiva questo importante trofeo. Credo però che gli manchi un qualcosina. Adesso tutti lo mettono in copertina, tutti addirittura lo vedono quasi davanti agli altri rivali, Vinicius Junior, che dopo aver conquistato la Champions da protagonista ha fatto ben poco in Coppa America col suo Brasile, non potendo neanche aiutarlo nei quarti dell'eliminazione della vergogna perché è squalificato. Rodri ha vinto l'Europeo e la Premier League col Manchester United, con la Spagna però diciamo che il vero gol da pallone d'oro l'aveva segnato all'Inter a Istanbul una stagione fa. Poi di chi si parla? Di Mbappé, che però ha sì segnato tantissimo, mi sembra 44 gol col Paris Saint-Germain, capocannoniere della Champions, ieri presentazione pazzesca davanti a 75.000 persone al Bernabeu, però grande delusione agli europei dove ha fatto un gol e un assist, il gol su rigore, è vero che ha avuto quella botta al naso con quella maschera che ne ha un po' limitato il rendimento, però ci si aspettava molto molto di più con la Francia poi eliminata in semifinale. Quindi difficile capire chi possa veramente vincere questo pallone d'oro, tra l'altro dovrebbe esserci ancora Messi nelle posizioni più importanti, nonostante sia un po' sparito dalle cronache e anche la Coppa America non abbia inciso quanto Lautaro Martinez. Scusate. E da vedere chi veramente potrà insidiare Lautaro Martinez. E poi naturalmente c'è Jude Bellingham, che potrebbe essere anche lui il vincitore. Ha fallito però la finale, dove oltre ad aver giocato male non ha inciso. C'è però quel gol straordinario in rovesciata con cui ha salvato l'Inghilterra agli europei. Una stagione pazzesca con il Real Madrid al suo debutto con le Merengues, vincendo Liga e Champions League da assoluto protagonista. Credo che sarà lui, anche per un'immagine e la possibilità di prendere voti un po' dappertutto. Sembrava Vinicius il grande favorito, però quest'ultima diciamo apparizione con il Brasile non lo ha aiutato. Poi vedremo anche la Supercoppa europea come andranno, i primi mesi di stagione potrebbero essere anche quelli indicativi e portare i voti decisivi. Poi secondo me a Lautaro solo due gol in Champions, quel rigore tirato malamente, quei due mesi di astinenza sono un po' un problema, però è chiaro che questa Coppa America con 5 gol in 6 partite, un gol ogni 44 minuti, la Serie A vinta con 24 reti, e il titolo di capocannoniere di entrambe le manifestazioni, MVP anche della Serie A, contano. Però serve fare anche quell'ultimo step definitivo a livello internazionale, che magari proprio questa vittoria in Coppa America con questi gol importantissimi potrebbe aiutare a crescere ulteriormente, fare un ulteriore salto di qualità. Tantissima roba, veramente.
e sottolineo ancora di più l'abilità della dirigenza, che è riuscita a trovare un accordo prima della Coppa America, perché se no pensate come sarebbe stato difficile trovare un accordo a condizioni a questo punto anche così vantaggiose per qualcuno. Era troppo. Adesso vorrei sentire la sua opinione. 9 più bonus dopo 5 gol in Coppa America e probabili anche nuovi corteggiatori in arrivo, altro che 9 milioni più 1 di bonus. Tra l'altro, andando a sommare i gol di Lautaro Martinez a quelli realizzati dagli interisti in Germania, quindi abbiamo Barella e Bastoni, vediamo se me li ricordo tutti, De Vrij, Çalhanoğlu e Arnautovic, l'Inter con 10 gol tra europei e Coppa America è la squadra che ha segnato più gol tra tutti i club e top club del mondo, addirittura davanti a Real Madrid che ha solo 8 gol, addirittura davanti al Liverpool che ne ha 7 e al Bayern Monaco che ne ha 6. È chiaro che incide in maniera determinante l'apporto di Lautaro Martinez. Altre squadre italiane non compaiono neanche nella classifica, quindi ulteriore dimostrazione di quanto l'Inter parta davanti a tutti e possa anche avere l'ambizione, debba, come ha detto anche Marotta, di fare nettamente meglio in Europa, con anche quel mondiale per club, a meno che non verrà stoppato, ma non credo, che sarà un ulteriore banco di prova, un palcoscenico mondiale a cui la proprietà tiene parecchio e che non si può sbagliare. Inter con Juventus, le due italiane che saranno protagoniste tra un anno negli Stati Uniti, manifestazione a cui tiene e terrà particolarmente la proprietà octroi americana in casa sua. Bisognerà cercare veramente di costruire un Inter sempre più forte, così come si sta facendo, così come vedremo oggi, con gran curiosità, soprattutto secondo me per Taremi, che dovrà anche permettere a Lautaro di fare una preparazione quando arriverà l'8 di agosto, a neanche 10 giorni dall'inizio del campionato, di un certo tipo, magari anche non giocando subito la prima col Genoa da titolare, proprio perché la stagione sarà lunga, piena di impegni, e l'acquisto di Taremi secondo me va in quella direzione lì, anche se sottolineiamo sempre nostro parere è che l'Inter debba fare un ulteriore step in attacco, uno switch con Arnautovic che non è sufficiente e che non basta a completare un attacco in cui mancheranno le invenzioni e la qualità di Sanchez. Taremi ti fa fare un upgrade se tieni Arnautovic come quarto attaccante. Potrebbe invece rimanere come quinto Valentin Carboni, come vi abbiamo detto ieri sera. Il Marsiglia addirittura ha programmato le visite mediche per Greenwood e tutto, diciamo, la gran parte del suo budget del mercato lo metterà in questa operazione che sembrava saltata, che aveva fatto quindi pensare soprattutto ai colleghi francesi che ci fossero possibilità di fare un'offerta superiore ai 30 milioni in linea con quello che chiede l'Inter per il 19enne campione del Sud America, con la vittoria della Coppa in cui è riuscito comunque a fare la sua presenza. Per qualcuno sarebbe da vendere subito, qualcuno non ci crede. Ho sentito addirittura, e mi sono infastidito, un amico in live ieri sera, appuntamento come sempre alle 19 per sapere anche tutto dalla Pinettina quello che succede,
Non ci sarà copertura televisiva, ve l'ho detto, però cercheremo di raccontarvi, e dovrebbero poi esserci gli highlights per vedere, insomma, anche con curiosità i nuovi arrivati, i giovani, quelli che si potranno giocare delle chance, senza dimenticare Satriano, che qualcuno confermerebbe, però quello che mi ha infastidito è che qualcuno mi ha scritto che Carboni è un bluff, che ha fatto un'annata veramente insufficiente al Monza, a 18 anni, comunque fare 2 gol, 3 assist e una stagione in crescita, tanto che Palladino l'aveva richiesto anche alla Fiorentina, e non credo che un allenatore pensi di portarsi dietro in una missione così importante un giocatore bluff. E purtroppo il problema di alcuni tifosi che vedono sempre il lato negativo delle cose, nonostante la loro pseudo fede interista, addirittura definire Carboni un bluff, mi sa che l'amico in questione non aveva sentito le parole di Messi e il suo parlare veramente di un futuro da crack, così come Scaloni, che ha preferito lui a una serie di giocatori di livello assoluto, come anche per esempio Dybala, e l'ha voluto e lo sta facendo crescere, l'aveva fatto esordire, adesso l'ha tenuto nel gruppo della Coppa America perché l'Argentina ci punta, l'aveva convocato neanche maggiorenne proprio per evitare che potesse scegliere la nazionale italiana. Quasi sfumato, ma l'intenzione del Marsiglia è sempre stata quella di provare ad averlo in prestito, e l'Inter a quella voce lì non ci sente neanche, piuttosto se la tiene, e se lo tiene Carboni, tenerlo come quinta punta, come diceva Inzaghi, secondo me ti fa ancora di più aumentare il livello di una stagione lunghissima col Mondiale per Club, la nuova Champions, il 30% di partite in più, la Supercoppa in Arabia Saudita, ancora con semifinale e finale si spera, e poi un campionato in cui l'Inter è la squadra da battere, ma avrà veramente tante avversarie, con il Milan che pensa a Samardžić per il centrocampo, che accoglie Morata e forse anche Fulkrug, quindi inizia la sua campagna di rafforzamento al 17 di luglio, quando l'Inter ha praticamente chiuso il suo mercato perché sta per andare a definire l'operazione Cabal. Ci siamo, accordi trovati sia con l'agente del giocatore, e qui capite anche la differenza, è uno dei motivi per cui si è scelto di puntare anche su un giovane 23enne con grandi anche margini di sviluppo, soprattutto a servizio di Inzaghi, come il colombiano, che prenderà poco più di 1 milione a stagione per 5 anni. L'operazione alla fine dovrebbe concludersi a titolo definitivo, questo dovrebbe essere l'accordo finale con il Verona, però con Kamate valutato 3-4 milioni a fare il percorso inverso, e quindi a coprire quasi più di un terzo dell'operazione, sempre mantenendo la recompra, spero, perché Kamate, lo vedremo anche oggi, secondo me è uno dei giocatori più interessanti in uscita dalla primavera della passata stagione. Quindi Cabal, ci siamo quasi. Ieri tra l'altro Katrin Ralf, Alejandro Cagno sono tornati in sede per fare un punto della situazione, per definire anche come procedere le prossime mosse, per vedere i conti, come continuano a migliorare, in attesa anche della presentazione della nuova maglia, che mi chiedete in tanti, che dovrebbe essere il 23 di luglio. Quindi con Cabal direi che il mercato potrebbe considerarsi, non dico finito, ma quasi, la squadra sarebbe completa, mancherebbe solo il rinnovo di Dumfries,
che però sembra, non dico scontato, ma prenotato e non dovrebbero esserci problemi, però anche qui lo sappiamo, il mercato è fluido e bisogna sempre stare alla finestra perché, come aveva detto anche Ausilio, possono sempre presentarsi delle occasioni irrinunciabili, dei nomi nel cassetto che possono far cambiare anche il percorso o le valutazioni, quindi stiamo sempre molto vigili per intercettare nuovi nomi, nuove possibili soluzioni. Per qualcuno bisogna fare qualcosa anche in difesa, reparto centrale, non si fida di un Acerbi che però sta già lavorando sul campo parzialmente con i compagni, settimana prossima dovrebbe lavorare con la squadra, da quando si inizierà completamente il ritiro con l'arrivo dei nazionali italiani. Tra l'altro invece oggi arriva Zielinski, domani fa le visite mediche al CONI di idoneità e poi anche lui inizierà il suo lavoro. Nella serata di ieri è arrivato Alex Perez, altro colpo in previsione futura, altro giocatore giovanissimo, dimostrazione che la proprietà programma a lungo periodo, quindi Alex Perez, Topalovic, vedremo se ci sarà anche Tesman a breve, dovrebbe formalizzarsi l'operazione per portare l'americano in nerazzurro, ma si cerca una sistemazione momentanea, a meno che non si muova qualcosa, non arrivi un'offerta per Aslani. L'americano tra l'altro farà le Olimpiadi con gli Stati Uniti, quindi c'è tempo per trovargli una squadra in prestito. Si è parlato di Everton, Ipswich in Inghilterra oppure del Feyenoord in Olanda. Vedremo un po' come si muoveranno su Alex Perez, visite mediche oggi e poi sarà a disposizione di Inzaghi, che inizierà a studiarlo e a conoscerlo e a costruirlo fisicamente. Abbiamo visto le immagini del suo arrivo a Linate. C'è e come 1,93 m, 18 anni, nuovo Piquet, definito in Spagna un po' presto per fare dei paragoni così che possono veramente essere un po' pericolosi, ma vediamo che lavoro farà insieme a Simone Inzaghi. E poi l'attacco ci potrebbe essere una nuova formula, attenzione, per cautelarsi nella situazione Gudmundsson. Nuova proposta, non più operazione alla Frattesi, però un prestito oneroso da 10 milioni e un riscatto sui 15. Potrebbe essere questa la strada per non dover pagare subito e cautelarsi nel caso in cui le cose, il processo non dovesse andare per il verso giusto, anche se non ci sono di queste paure reali, ci sono rassicurazioni importanti da parte anche di tutto l'entourage di Gudmundsson. C'è un inserimento anche qui della Juventus che sta trovando fatica a chiudere con Sancho, Adeyemi. Attenzione che se veramente la Juve riuscisse a mettere le mani su Adeyemi farebbe uno step ulteriore, un salto in avanti con giocatori veloci da cercare di portare a casa. Adeyemi sarebbe perfetto anche per l'Inter, però tutti i giocatori che non si accontenterebbero di fare, diciamo, le riserve, anche questo è un problema e credo che sia il motivo principale anche per cui Bento alla fine non abbia spinto, insistito più di tanto con l'Atletico Paranaense per venire all'Inter. Aveva bisogno, la garanzia di una titolarità che l'Inter non gli poteva dare. Questa è la spiegazione, perché adesso tutti diranno ma è andato all'Al Nassr, come abbiamo anticipato ieri in live tra le tante notizie che vi abbiamo dato. È andato all'Al Nassr solo per 18 milioni, quindi già 3 e più, perché l'Inter ha messo 13 e mezzo più 1 e mezzo di bonus per Martinez. Solo 3 milioni in più per Bento, l'Inter avrebbe dovuto prendere lui,
calma. Poi ci sono commissioni stellari per gli agenti e ingaggio stratosferico più la titolarità che l'Inter non gli poteva garantire perché c'è Sommer davanti, così come partirà davanti al Pepo, che poi si giocherà tutte le sue carte a cominciare da oggi, ma anche quello in tanti come Di Gregorio non accettavano neanche di iniziare una trattativa senza avere la titolarità. Quindi anche l'umiltà del Pepo secondo me sarà fondamentale. Poi lavorare in uscita su Correa, Galliani ha detto di non avere intenzione di provarci perché ha posto in attacco e poi ingaggio inavvicinabile, l'AEK Atene per qualcuno ancora in corsa, per altri no, perché il giocatore vorrebbe rimanere vicino a casa, però le opzioni sono veramente poche e su ingaggio, se non con compartecipazione dell'Inter, mi sembra un deterrente per qualsiasi trattativa. Speriamo si possa muovere qualcosa, anche perché da tutto ciò poi dipende quello che riuscirà a fare l'Inter in più, mettere da parte un tesoretto, risparmiare sul monte ingaggi, sollevarsi dai 7 milioni lordi del suo stipendio per puntare a qualche rinforzo di spessore. Aspettiamo fiduciosi. Poi Hakim Sammiro in prestito alla Sampdoria con riscatto e controriscatto già fissati, con grande attenzione al centrocampista che aveva vinto il torneo di Viareggio, che l'Inter aveva preso bruciando tutti i top club europei. Poi con la Sampdoria vedere se questa operazione può dare, diciamo, una corsia preferenziale a un altro giovane di grandissima prospettiva come il centrale Leoni, su cui l'Inter c'è e vuole provare a chiudere l'operazione. Oggi Sebastiano Esposito firma con l'Empoli in prestito dopo aver rinnovato con l'Inter e ci si augura che possa continuare la sua crescita. Pio Esposito rimane allo Spezia. Su Filip Stankovic, Nantes o Venezia, le squadre più accreditate per averlo in porta la prossima stagione, con anche la Sampdoria che ci spera a un suo possibile ritorno, anche se l'Inter vorrebbe insieme al ragazzo fargli fare un livello superiore. Poi cosa mi sto dimenticando? Radu, sembra che si muova qualcosa dalla Francia, anche lì incrociamo le dita, grosso problema anche l'ingaggio di quasi 2 milioni che uno stesso si era fatto il nome dell'Empoli, del Genoa, non li possono garantire per un portiere che comunque ha giocato così poco nell'ultima stagione. Poi vediamo cosa si muove. Salcedo, Satriano soprattutto, che dovrebbe garantire un bel tesoretto, anche se qualcuno vorrebbe tenerlo in rosa perché ha fatto una ottima stagione in Francia. Spazio adesso ai vostri messaggi, vostre considerazioni. Forza, mi raccomando, ricordando sempre la nostra petizione. Like e campanellina se ve lo siete dimenticato, ma non credo proprio. Salutiamo il nostro Francesco da Castelvetrano. Carboni deve restare, sarà utilissimo, e sembra che ti abbiano ascoltato, anche noi lo diciamo da tempo. Peccato che ieri il sondaggio è andato a favore della vendita di Carboni, scrive Roberto. Io non lo venderei mai e sembra che sia sfumata, quindi per quelli di questo partito grande soddisfazione. Lautaro Martinez da Pallone d'Oro, altro che porta borracce, dice Paolo Giulio Valdi. È stato incomprensibile il trattamento usato da Scaloni nei suoi confronti, nonostante il poco spazio, soprattutto nelle fasi finali della Coppa America, è riuscito lo stesso a essere protagonista, ma poi il poco spazio suo in rapporto a Julian Alvarez, che non mi sembra che abbia fatto sfracelli, no? Anthony, un bel buongiorno, ti inizi ancora presto, sempre prima. Potremmo chiamare l'aeroporto di Malpensa Barza Airlines. A parte gli scherzi, non sono d'accordo. Cambiando discorso, speriamo che non veniamo penalizzati con tutti i nazionali che arrivano scaglionati. Questo sì, Anthony, sarà un problema, un ostacolo in più per Inzaghi, che aveva più nazionali di tutti in giro per il mondo.
Speriamo di no. LGS, ho visto una narrazione ora che Morata è in orbita a Milan con elogi, tra poco è meglio di Mbappé. L'avessimo preso noi con un blitz, diventerebbe vecchio, 32enne da ospizio con stipendio alto, ma sappiamo come funzionano queste narrazioni. Luca Clerici, firmate la petizione, iscrivetevi al canale, planiamo sui 50k, Marco se lo stramerita. Scaloni non lo comprendo, da un lato fa esordire Valentino, ottima scelta, poi in finale inserisce Nico Gonzalez e non Lautaro sullo 0-0. Poi è stato fortunato che Lautaro non se l'è presa. Mario Cuore Nerazzurro, Gudmundsson attualmente lo accantonerei fino a sentenza emessa, comunque i cari genovesi devono ridimensionare le pretese. Carboni lo sacrificherei solo a operazione analoga a quella effettuata dal Bayern Zirkzee, come ho proposto. Grazie Mario, che fa piacere che sei d'accordo. Gli altri criticano, Lautaro risponde sul campo, Luletta, più bello di così. Pallone d'oro forse troppo presto, ma se continua così se lo meriterà di certo. Attenzione adesso a tutti quelli che lo mettono come possibile vincitore, a poi al boomerang quando non lo sarà. Quindi stiamo equilibrati sempre. Immaginate se Lautaro fosse stato capitano di Milano Juve, elogi a non finire. Saluto a tutti Fabrizio Ramaglia. Andiamo a prendere ancora qualche messaggio prima di dare una veloce letta ai giornali. Domenico dice: Lautaro merita il pallone d'oro in assoluto, ha vinto 10 trofei in 4 anni. Joseph Mega: buona giornata a tutti, non possiamo che inchinarci di fronte alla bravura di Marotta, Ausilio e Baccin, sono riusciti a chiudere la trattativa per il rinnovo di Lautaro prima dell'inizio della Coppa America. Poi, meraviglioso, Lautaro merita il pallone d'oro anche per Tiziana. Paolo: certo che Mito ha fatto un bel colpo, Milito ha fatto un bel colpo aiutando l'Inter nell'operazione Lautaro. E poi grandi saluti a tutti e ringraziamenti per essere sempre presenti sul nostro canale. Mi raccomando, stasera ore 19 accendiamo di nuovo la Barza Cam su Appiano Gentile. Poi andiamo a leggere i giornali. Prima pagina dedicata della Gazzetta al Milan, all'arrivo di Morata, possibile anche Fulkrug. Milan capovolto, il diavolo investe con Samardzic, nuova idea. Sule e Chiesa possono andare alla Roma, che quindi farebbe un bel salto di qualità. E poi Lautaro sogno d'oro, in corsa con Bellingham, Vinicius e Rodri, sfida 4 per il capitano nerazzurro. E poi quel conteggio di gol da record dell'Inter, di cui abbiamo subito, anche prima di tutti, pubblicato questa analisi. Oggi la prima uscita contro il Lugano, c'è Perez, il 18enne ex Betis. Sulla copertina del Corriere dello Sport c'è Lukaku in odore di Napoli, ne parliamo stasera, mi raccomando.